Allora, si torna nell'Erondar, si torna a parlare di donne letali, si torna a parlare di un personaggio, che è quello di Kira, che è apparso molto tempo fa nell'universo di Dragonero, e si torna ad un numero di Luca Barbieri. Vediamo un po' che cosa ha tirato fuori questa volta il curatore con i suoi racconti un po' al di fuori della continuity. Questo sì, ma nemmeno poi tanto, nemmeno poi tanto. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Rocco DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Oggi ho un po' la voce impastata. Allora, innanzitutto venite più vicino perché oggi parliamo appunto di questo nuovo Dragonero. Prima i ringraziamenti, ringrazio tutti quanti i lettori che mi offrono un caffè, mi danno tanta caffeina, e questa volta torniamo a ringraziare Antonio Guacci. Abbiamo fatto il giro, lo rifacciamo. Antonio Guacci, grazie, perché sarà un anno, forse anche più, che è abbonato al canale. Grazie mille davvero, mi date un po' più di svegliume. Ma veniamo un po' a parlare del nostro Notte di Sangue e Acciaio. Perché ho preso Raccontato alla Notte? Perché, beh, fa un sacco riferimento al precedente. Questo qui è il numero 27 del Ribelle, siamo al numero 24 di Mondo Oscuro. Fa un sacco riferimento, ma è tranquillamente leggibile a sé questa Notte di Sangue d'Acciaio. Perché? Beh, perché l'ho preso adesso e nonostante nell'editoriale, lo faccio vedere subito, nonostante nell'editoriale qui, poi parliamo di tutto il resto, Luca Barbieri ci dica con esattezza quali numeri, per diciamo ricordare un po' chi è Kira e come è nata appunto all'interno delle pagine di Dragonero, ci dica di rintracciare appunto il Raccontato alla Notte, poi il numero 17, il 47 scusate, della serie originale. Beh, nonostante tutto quanto questo qua ed anche una piccola citazione allo speciale 12 Smeralda in Fiamme, albo speciale 12 Smeralda in Fiamme, eccolo qua, che adesso questo qui ce l'ho, una piccola citazione a questo qui che parlava di questa bella storia tra Mirva quando era giovane e una sua giovane fiamma, in cui c'era anche Luca Barbieri appunto, è leggibile a sé tranquillamente. Io non ho letto niente di tutto questo, la serie classica non ve la vado a riprendere perché sta dietro gli altri, non vi mancherà assolutamente nulla. La storia è assolutamente autoportante, si può dire autoportante di una storia? Io penso di no, ma io lo dico lo stesso. Copertina di Gianluca Pagliarani, una bella copertina, ci fa vedere più o meno che cosa succederà in questo numero, cioè un sacco di mazzate, perché è un numero veramente molto molto d'azione, come il personaggio ci racconta, chi lo conosce già lo sa, e gli ottimi disegni di Luca Bonessi, che noi già abbiamo visto in precedenza appunto proprio in Raccontato alla Notte, che è proprio il suo, che però insieme a tanti altri poi diventa anche difficile. Qui c'erano in tutto 5 disegnatori, però la saga principale l'ha raccontato lui là, perché questo qua è un numero dell'Old Gmore, racconta una cosa del genere, ma in questo caso appunto ha dovuto curare tutte le pagine nonostante un po' di problemi di stampa. Qualche problemino di stampa c'è stato, perché questi neri così intensi, sta carta rende bene, perché sono sempre abbastanza bravi, è raro trovare dei problemi sui fumetti Bonelli, però diciamo che un po' si sente che la tecnica appunto di Luca Bonessi è abbastanza impattante per questo tipo di stampa. Anche qui si vede questa cosa qua, vabbè, ma comunque non impatta nulla. Un numero particolare, un numero decisamente alla Luca Barbieri, che ha una grossa
fibra morale dietro. È bello quando il fantasy ci dà anche dei motivi per riflettere e quando i personaggi del mondo fantasy hanno così tanto tempo a disposizione per potersi presentare e poterli ammirare anche nelle loro trasformazioni, anche se poi andiamo a parlare di episodi molto molto limitati, episodi che però caratterizzano, puntualizzano, rendono puntuale appunto quello che è il momento storico, il momento del cambio di passo, no? Succede anche a noi a un certo punto, dopo un po' di peripezie, cambiano radicalmente e questo numero cambierà radicalmente un sacco di cose nelle personalità di queste donne che diciamo sono donne sempre molto molto forti. C'è un po' Ovviamente c'è un po' di azione, un po' tanta azione. C'è uno Yan molto, diciamo, in ombra rispetto a queste due fanciulle ed anche un po' di fanservice, che voglio dire, ci vuole in un fumetto fantasy di questo tipo. Una storia che devo dire, partendo dai disegni e anche dalla storia stessa, me la sono goduta tantissimo, ribadisco, anche con una lacrimuccia da un certo punto di vista, perché Luca Barbieri ha voluto essere anche molto toccante all'interno di un episodio che può essere letto veramente da chiunque. Questo è il classico episodio che chi vuol iniziare Dragonero se lo può leggere, vede se gli piace il mondo, l'universo. Certo, in questo episodio, per esempio, c'è solo Yan, c'è solo Dragonero, quindi non vede il party, non vede, però riesce a capire lo stile, il disegno, riesce a capire il ritmo del fumetto stesso e questa è una cosa meravigliosa da questo punto di vista, perché si riesce anche ad andare in edicola, prenderlo, gustarselo e poi casomai capire con il mio video che vi dico come recuperare Dragonero. Come recuperare Dragonero dalla serie classica in poi. Insomma, un fumetto che, nonostante non sia assolutamente in continuity, sia quello che volgarmente si dice un fumetto d'attesa, no? Rispetto alla trama orizzontale, è qualcosa che a me è piaciuto anche, ripeto, grazie alla capacità di scrittura di Luca, che è molto molto bravo, e alla capacità di disegno dell'altro Luca, che anche lui ci vedo veramente tanto tanto bene. Ora, non mi resta che chiederlo a voi, come l'avete trovato sto numero? So che la chiacchierata arriva un po' tardi rispetto alla data di uscita, anche se alla fine è uscito 5 giorni fa, 6 giorni fa, una cosa del genere, ma immagino che alcuni di voi l'abbiano già letto, alcuni lo so per certo perché mi hanno già scritto che gli è piaciuto parecchio, perché ho fatto vedere che lo stavo leggendo sabato, e però mi aspetto anche la vostra qua sotto nei commenti e vi giuro che inizierò adesso rinizio a rispondere a tutti. È stata una settimana devastante, torniamo a una pseudo normalità, a un nuovo equilibrio, quindi dai, ce la facciamo. Noi ragazzi ci vediamo domani per il solito prossimo video. E questa settimana, tanto che ci sto, il video è durato molto poco, ve lo voglio dire, arriveranno numerosi numerosi fumetti di un po' di editori diversi, perché io vedo che c'è Coconino, c'è Saldapress, c'è Bugs, c'è Leviathan Labs, c'è veramente un sacco di robe. Ricordatevi, giovedì alle 21:30 c'è la live insieme al canale di Kuro, con Kuro ovviamente, a Stefano Casagranda con la petizione del Pianeta dei Morti, a Gianluca RKC Carboni, Bilotta non mollare. Parleremo di Pianeta dei Morti, parleremo del cartonatone della serie incartonato, parleremo del futuro o del non futuro di questa serie con dei veri esperti ed estimatori che hanno opinioni anche più estreme delle mie, se si potesse. Ciao belli.